Bene, amici di telefono.net, eccoci qua, 5630 Express Music, il telefono sotto la nostra videocamera quest'oggi, serie Express Music, quindi la livrea è la classica livrea colorata di questa serie. Vediamo la scatola cosa contiene. Contiene una specie di sacchettino molto carino per contenere il telefono, c'è il cavo auricolare in due sezioni, la prima ha il jack standard da 3,5 mm per poi arrivare al telecomando, e la seconda parte cuffie, in questo caso non in ear ma cuffie normali. Ovviamente potete inserire le cuffie che più preferite visto la presenza del cavo standard. C'è anche l'adattatore USB, micro USB, quindi cavo dati molto molto corto, a noi piace questa soluzione per non avere cavi in giro, e ovviamente tutta la manualistica. Carica batterie standard Nokia e ovviamente la batteria. Eccola qua, BL4CT, andiamo ad inserirla e a vedere come funziona questo terminale. La SIM va inserita in questo modo, è un terminale UMTS HSDPA, quindi possiamo inserire la batteria e chiudere il tutto. Posteriormente c'è la cam da 3.2 megapixel, mi sono dimenticato di dirvi che in dotazione c'è anche la micro SD, un pochino scomoda da raggiungere, bisogna aprire questo sportellino, eccola qua, micro SD che di serie appunto è da 4 GB. Accendiamo col pulsante fine chiamata, che serve anche per accendere il telefono. Ecco, si è acceso il telefono, la tastiera è ben fatta, come vedete la caratteristica dei tasti è un po' come la serigrafia che abbiamo visto sul 5730, quindi questa scrittura a puntini, tasto funzione sinistro, tasto funzione destro, tasto ok nel pad direzionale, inizio fine chiamata, cancella e menu. Dobbiamo dire la verità, questa tastiera, pur essendo piccolina, è ben funzionale e i tasti alfanumerici si cliccano e si usano molto molto bene. Display direi bello, da 320x240 pixel, ovviamente essendo un Express Music sul lato sinistro abbiamo i pulsanti per regolare, per far andare avanti e indietro le canzoni, mentre sul lato destro abbiamo i tasti per il volume, lo slot per la micro SD che abbiamo visto prima e il tasto per la fotocamera. Fotocamera che purtroppo non ha l'autofocus, ma le foto vengono piuttosto bene. Ecco qua, cam da 3.2 megapixel con doppio flash LED. A telefono spento non si vede, ma qua in questo forellino c'è anche un LED di stato per quando andiamo a caricare la batteria. Vi faccio vedere un attimino il menu. Come vedete la schermata iniziale ha questo tipo di tema, con anche i contatti preferiti in home page. Noi abbiamo messo un contatto di prova, cliccando il contatto possiamo chiamare, inviare messaggi, aggiungere feed RSS oppure andare a modificare il contatto, quindi una schermata, un tema molto simpatico che abbiamo visto anche sul 5730. Apriamo il menu, ultima versione del Symbian serie 60, molto veloce in tutto. Per esempio proviamo a scrivere un nuovo messaggio e il T9 davvero, se lo andiamo a attivare, eccolo qua, è velocissimo, una scheggia a scrivere le lettere e a stare dietro la nostra velocità di digitazione. Tornando al menu, vediamo come il telefono non sia dotato di accelerometro, ma se andiamo in galleria e andiamo ad aprire le immagini, il telefono automaticamente ruota in orizzontale. Possiamo scorrere la galleria in questo modo. Ripetiamo, non c'è l'accelerometro, ma la galleria scorre automaticamente, si pone orizzontalmente quando entriamo in questa funzione. Ovviamente anche se andiamo in internet riusciamo ad utilizzare questa funzione della orizzontalità, anche se appunto non c'è l'accelerometro. Vi faccio vedere come apre la home di telefonino.net. siamo in HSDPA in questo momento, come vedete la velocità è abbastanza buona e il browser funziona piuttosto bene. Col tasto opzioni possiamo ruotare la schermata ed utilizzarla
in orizzontale. Quindi un browser, il classico browser della serie 60, che in questa versione è davvero piuttosto veloce. Di serie non è presente l'Ovistore, ma noi l'abbiamo scaricato ed installato. Anche qui abbiamo una velocità abbastanza buona grazie alla connettività HSDPA. Rammentiamo che questo telefono, pur essendo molto compatto, molto leggero e ben costruito, ha anche il Wi-Fi. Purtroppo non abbiamo la presenza del GPS e tutte le localizzazioni verranno fatte sulla rete, a meno che di non avere un GPS esterno. Durata della batteria, in questo caso siamo scarsi, ma l'abbiamo utilizzato 2 giorni pesantemente e non abbiamo avuto grossi problemi, quindi una batteria abbastanza buona. Di serie troviamo Home Media, un programma per collegare il nostro telefono in Wi-Fi col resto della rete DLNA, molto simpatica come funzione. Ma andiamo nella musica, vediamo la radio FM, ovviamente il Music Store, ma quello che più interessa a noi è il lettore musicale. Lo attiviamo anche premendo il tasto laterale, Michael Bublé, Moondance, alziamo il volume. Altoparlante è mono e situato posteriormente. Stoppiamo il riproduttore, come vedete i tasti si illuminano quando andiamo a usarli. Molto buona la qualità audio. Chiamiamo il 139, sentiamo se anche la qualità della chiamata in viva voce è la medesima. Diciamo che il volume è molto alto, quindi l'altoparlante è buono per la musica e buono anche per il viva voce. Molto buono l'audio in chiamata dall'altoparlante integrato. Per il resto le funzioni sono le classiche funzioni della serie 60, con in più una velocità di esecuzione di ogni menu davvero molto molto buona. I programmi sono i classici programmi, l'agenda funziona molto bene, abbiamo nell'organizer le note attive, le note normali, calcolatrice, il PDF viewer e anche Quick Office. Per quanto riguarda Ovistore possiamo installare parecchi programmi, anche se dobbiamo dire la verità non è a livello di App Store e neanche del market di Android, però Nokia si è appena affacciata a questo tipo di interfaccia per lo scaricamento dei programmi, quindi speriamo che migliori da questo punto di vista. Fotocamera, diciamo prima, 3.2 megapixel, funziona abbastanza bene, mettiamo un soggetto dietro alla nostra cam, unica cosa, non c'è l'autofocus, quindi funzioneranno, adesso in questo caso io ho attivato la registrazione video, ricordiamo 640x480 pixel, MP4, abbastanza buoni, purtroppo il frame rate è basso, diciamo che si attesta sui 10 frame per secondo. Siamo adesso invece nella cam, come vedete abbiamo fatto la foto, la mancanza dell'autofocus purtroppo pregiudica le foto fatte da vicino. Sul sito vedete una galleria di foto fatte con questo telefono. C'è N-Gage preinstallato che funziona egregiamente, quindi un telefono estivo. A noi è piaciuta molto la dimensione di questo telefono, soprattutto lo spessore, la compattezza, la facilità d'uso, la leggerezza, insomma un telefono che d'estate non si sentirà in tasca. Andrea Galeazzi per telefonino.net.